In diretta su Facebook anche con Keita Balde, grande protagonista. Solo pochi giorni fa parlavamo con te e ricordavamo quel tuo primo gol contro il Frosinone quando avevi la maglia della Lazio. Evidentemente ti porta fortuna il Frosinone. Sì, va bene, è stata una bella serata per me e per tutta la squadra. Era molto importante vincere oggi dopo la sconfitta di Bergamo e niente, speriamo continuare così. Ti faccio ancora una domanda a livello personale. Doppietta, un assist, il saluto anche con Cime Versalico, poi parleremo anche del gruppo. Che cosa vuol dire per te finalmente aver ritrovato il gol, aver trovato l'assist? Insomma, la confidenza non ti è mai mancata? Molto importante per un giocatore, molto importante la fiducia del dei compagni, dell'allenatore. Portavo lavorando bene queste settimane, anche che non sono potuto andare in nazionale, ho potuto lavorare bene qui con la squadra e tutto quanto e niente, penso che oggi si è visto, abbiamo giocato molto bene, anche la squadra è stata molto compatta e molto concentrata subito per andare all'obiettivo e niente, è stato molto bello. Proprio adesso hai salutato Cime Versalico che era indisponibile, insomma anche chi non può giocare per infortunio è vicino alla squadra, insomma sì. Il gruppo è compatto. Sì, siamo una grande squadra, siamo un bellissimo gruppo. Anche chi non può giocare o chi non è disponibile, dal suo supporto anche da fuori, e veramente siamo una grande squadra. Giovanni ti chiede, finalmente, insomma, che emozione è segnare con la maglia dell'Inter e soprattutto farlo a San Siro? Penso che è stato il gol più uno dei gol più emozionanti che ho fatto per il momento, fare due gol, vabbè il primo anche molto emozionante, farlo qua soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi è stata un'emozione molto, molto bella. Leonardo ti scrive, te lo meritavi, quindi insomma i tifosi nerazzurri continuano a farti sentire il loro affetto. Sì, mi piace, è un piacere sentire il loro affetto e niente, speriamo che vengano ancora di più, non solo questi due. Gianni Dezio ti chiede, dove può arrivare questa squadra, insomma è ripartita al meglio dopo la sconfitta di Bergamo? Io penso che molto lontano, perché è una squadra che vedo tutti i giorni lavorare e allenarsi e siamo una squadra che possiamo arrivare dove vogliamo, se vogliamo tutti quanti insieme. La prossima è chiaramente una partita importante, forse già la più importante perché può dare il passaggio del turno. Si va a Wembley contro un Tottenham che ha dimostrato di star molto bene. Sì, andiamo a Wembley, non sarà una partita semplice, loro sono una bella squadra, ma andiamo lì con testa alta, fieri di noi, siamo l'Inter e penso che non dobbiamo avere paura di nessuno. Domenica, grande Keita e vai e ti chiede qual è dei due gol preferito, quale ti è piaciuto di più? Bella domanda. Fammeli rivedere bene con calma, domani ti posso rispondere. Grazie Keita, allora tantissime domande che ci sono arrivate su Facebook, come vuoi salutare i tifosi? Un saluto grande a tutti i tifosi interisti e un abbraccio forte. Grazie, Keita Balde. Siamo insieme a Matteo Politano, ormai ci ha preso gusto, è uscito con una standing ovation contro il Barcellona, oggi ancora l'unica cosa che è mancata, forse il gol che ci ha provato un po' di volte, purtroppo non è entrata. Sì, ho cercato questo gol, però siamo contenti di aver vinto, era importante partire bene in questo periodo lungo di partite e quindi niente, dobbiamo continuare così su questa strada. Anche perché in tutto questo sei tornato con una carica in più dalla nazionale, insomma l'emozione della maglia azzurra, l'emozione del primo gol, insomma è il classico caso in cui hai giocato e magari non hai avuto la possibilità di ricaricare un po' le pile, però da un punto di vista mentale sicuramente hai avuto molta più forza. Sì, assolutamente sì, il gol nazionale comunque mi ha dato una carica importante, perché comunque fare il primo gol con la maglia nazionale è un'emozione bellissima, quindi oggi comunque ero bello carico. Roby? Beh, intanto bisogna fargli i complimenti perché ti è mancato solo il gol, ma Sportiello devi tirargli un po' le orecchie perché tutto quello che facevi arrivava sempre o qualcuno a metterci la gamba oppure a ribadire, intanto sta arrivando anche il mister che ha finito la conferenza, a ribadire. Però complimenti perché in quello sprint finale hai messo un assist a Keita che era un invito, che insomma non poteva sbagliarlo quel gol, Matteo. Sì, in qualche caso comunque il portiere è stato bravo, ma comunque l'importante è che la squadra vinca e poi chi segna segna, ma l'importante è solo quello. Umberto? Ciao Matteo, abbiamo parlato di ricaricare le pile, date però l'idea di stare molto bene a livello fisico, tu in particolare, che comunque giochi sempre, anche l'ottantesimo, hai fatto metri e metri di campo con una certa lucidità, quindi ti chiedo quanto stai bene tu? Ma io mi sento bene fisicamente, ma come tutto il resto della squadra, anche oggi abbiamo gestito bene il pallone, le forze e da domani comunque ci rimetteremo subito in campo per lavorare per una partita difficilissima. A
partita importante, oggi è difficile, tra l'altro gli ultimi gol li stai facendo solo di testa, contro il Cagliari questa sera, anche in nazionale, insomma il Cave Sasso è una parte importante del tuo gioco. Sì, la verdad que bueno, muy feliz porque volví a jugar, volví al gol y eso es importante para un jugador porque bueno, como digo, siempre hay que estar preparado para cuando el entrenador disponga o quiera que uno entre al campo, bueno, tiene que estar siempre a disposición y de la mejor manera. Sono felice, sono contento perché sono tornato a giocare, perché ho fatto di nuovo gol e poi il mio compito è questo, devo riuscire a farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno, devo riuscire a farmi trovare pronto e giocare dando il massimo. Oggi hai tentato più volte la porta, però allo stesso tempo hai giocato anche tanto vicino al centrocampo e forse hai preso anche tanti falli, alcuni non te li hanno fischiati, però insomma era stato, o meglio è stato molto importante riuscire a ritrovare subito la vittoria dopo la partita con l'Atalanta, soprattutto a pochi giorni dalla partita con il Tottenham. Sì, ovvio, è molto importante volver a ganar más en nuestra casa con nuestra gente y bueno, seguir ahí en las posiciones, en los primeros lugares porque bueno, ese es el objetivo que tenemos por delante. Y bueno, tenemos que seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo, consiguiendo los tres puntos, más en nuestra casa, que eso es importante porque bueno, estamos con nuestra gente y bueno, nos sentimos muy cómodos. Beh, è chiaro che è stato molto importante ritrovare la vittoria, è stato molto importante farlo davanti ai nostri tifosi, questa è casa nostra e quindi per noi diventa anche più facile riuscire a vincere davanti al nostro pubblico. Per il resto abbiamo fatto il nostro lavoro, cioè abbiamo trovato i tre punti. Roberto? Sì. Ma intanto i complimenti, mi segnalano da casa, tu non lo conosci, ma ti farò avere un video di uno di quelli che è stato i grandi attaccanti della storia dell'Inter, Roberto Boninsegna, perché effettivamente il gol che hai fatto oggi ricorda un po' i gol alla Boninsegna, alla Bonimba lo chiamavamo, cioè grande forza fisica, grande tecnica, grande fiuto del gol. Ti farò avere questa cosa, poi la guarderai e ti riconoscerai secondo me in queste giocate. È un grande complimento perché è stato un grande centravanti, i tifosi iniziano a vedere te un grande centravanti dell'Inter e si stanno innamorando di te, lo ha dimostrato e ti chiedo questo, il grande applauso con tutti in piedi quando è stato chiamato il tuo cambio, è stato penso un momento toccante. Sì, eso es muy lindo para mí porque bueno, llegué hace muy poco y siento el cariño de la gente y eso es muy importante para un jugador porque bueno, hace que en el día a día trabaje de la mejor manera y sé la responsabilidad que tengo, la camiseta que llevo y bueno, siempre intento darlo todo y hacerlo de la mejor manera. Beh, è chiaro che è stato un momento molto bello, ringrazio i tifosi per il loro affetto, tutto questo affetto mi aiuta a lavorare meglio durante la settimana, mi dà grande carica per il lavoro quotidiano, insomma per poterle ripagare con un gol è ancora più bello. Umberto, chiudiamo con te. Ciao Lautaro, quanto pesa questa vittoria viste anche le prossime tre trasferte dell'Inter? No, molto, molto. Come dije en la pregunta anterior, hay que seguir por este camino, se nos vienen partidos muy difíciles, bueno, con el Atalanta no hemos hecho un gran partido y bueno, hoy lo hemos corregido, creo que hicimos un gran trabajo y bueno, ahora hay que preparar el próximo partido que es de Champions y bueno, hacerlo de la mejor manera como lo hicimos hoy, que lo hemos hecho muy bien y eso es importante para lo que se viene. Beh, è chiaro che è stato molto importante vincere oggi, una vittoria che pesa molto, anche perché ci permette di continuare lungo il cammino che vogliamo fare, cioè continuare così, anche e soprattutto guardando al calendario delle prossime partite che sarà molto complicato. Grazie Lautaro. Grazie, grazie.